Camici nottambuli, ieri notte ho visto uno dei più classici Merli Movie, Napoli Violenta, uscito nell'agosto 1976, ad un anno esatto di distanza dal primo Roma Violenta e qualche mese dopo Roma Mano Armata, quindi il terzo film importante per Merli, che nei panni del commissario Betti picchia sempre come un fabbro, senza pietà, ce n'è per tutti, ladri d'auto, scippatori, stupratori. Tra i cattivi c'è il super boss della Camorra, o generale, interpretato da Barry Sullivan, e poi soprattutto John Saxon ed Elio Zamuto, quest'ultimo il più feroce, spacca la testa ad una ragazza contro una filovia in transito. Ovviamente il regista Umberto Lenzi, come nel suo stile, si diverte a farci vedere tanto sangue, momenti quasi splatter, da segnalare Luciano Rossi nei panni di un delinquente che si sgozza scavalcando un cancello. Lenzi comunque è bravo anche a proporre un montaggio veloce, senza momenti soporiferi, legando tante scene d'azione ed episodi di malavita assieme, racket, rapina in banca, inseguimenti in moto con delle belle riprese, la cinepresa legata al torace del motociclista regala delle belle inquadrature, è da sottolineare la scena con Merli sopra la filovia senza stuntman, con i cavi elettrici poco sopra di lui, abbastanza pericolosa. Quindi il livello in regia sale rispetto al precedente Roma Violenta, diretto da Marino Girolami, anche se comunque anche Girolami aveva fatto un film niente male, tra l'altro con uno degli inseguimenti in auto più divertenti mai visti in un poliziesco italiano, però è indubbio che Lenzi in questo genere è il numero uno. Inserisce anche la storia drammatica del bambino, Gennarino, con il padre ammazzato dagli scagnozzi del generale. Merli diretto da Lenzi dà il meglio di sé, è vero che si ripete all'infinito, non c'è nulla di nuovo, ma almeno non delude lo spettatore, che sa già cosa andrà a vedere. Diciamo pure che Merli è anche più espressivo di Callaghan, non gli manca la battuta, spesso col sorriso strafottente, molto più naturale di Clint Eastwood. Visto che spesso si fanno i paragoni con i modelli americani, insomma è questione di gusti. Importantissima poi la presenza dei vari caratteristi, con le loro facce da galera, danno una carica di inquietudine e di violenza importante per un film del genere. Direi quasi coprotagonisti con Merli, del resto se c'è un eroe devono esserci anche gli antagonisti. Tutti credibilissimi e bravi a recitare, anche se in piccole parti. Bellissima la scena tra Nino Vingelli, ricettatore furbacchione, e Paolo Bonetti, ladro ingenuo. Insomma, non mancano anche momenti divertenti. Napoli è bella da vedere, ma anche location perfetta per un film poliziesco. E infatti dopo di questo verrà scelta tante altre volte come ambientazione. La colonna sonora è tra le più riuscite di Mica Lizzi, sa unire la tarantella napoletana alle sue sonorità tipiche già sentite in altri film. E i collezionisti la possono trovare sia in CD che in vinile, hanno fatto parecchie ristampe. Se vi piacciono i polizieschi, questo film non dovete assolutamente perdervelo, per nessuna ragione al mondo. Anche per questa volta è tutto, se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Ci sentiamo alla prossima, ciao!